uno di quei 10 registi che seguo. Certo. No? Non essendo io fra quei 10 registi che questi qua seguono, perché vai a vedere? Vai a vedere un film perché tu vuoi essere rassicurato. Allora lo vedi come guardi Il Grande Fratello, cioè con uno spirito voyeuristico malato, che dire alla tua compagna di posto, guarda che ha fatto, no, non c'è, no, ma non c'è quello, non c'è quell'altro, ma che senso ha? Di partenza. Allora, l'idea, quello che ci siamo detti con Giordano, un po' suicida, era proprio quella, cioè appunto cercare di ridare allo spettatore un'altra lettura del film, un altro film. Cioè metterlo, far l'idea perché abbiamo destrutturato, no? Che è una domanda che mi fanno sempre, perché Giordano è lineare, noi invece abbiamo destrutturato. Abbiamo destrutturato per diversi motivi, uno dei quali era quello che questi qua non possono andare a vedere, che si vanno a vedere una storia che già conoscono. Invece così almeno davi allo spettatore il senso del cinema, che è un minimo di spaesamento, accettatelo, insomma, con voi stessi, se no state a casa. Ti faccio per stasera questa qua. Eh? Andiamo a lasciare per stasera. Sì, sì, ma io guarda, figurati. Intanto lo so com'è, perché poi ho frequentato tantissime proiezioni, dunque le facce degli scontenti le conosco. No, se posso ricollegarmi una cosa sulla citazione, cioè a me sembra che, per esempio, quando ci sono le ragazze nelle docce, allora uno pensa a Carrie, per una frazione di secondo si è visto Carrie, dice toh, guarda Carrie, però subito dopo se ne dimentica perché succede qualcos'altro, e quindi mi capisci che la citazione, se c'è citazione, che sia intenzionale o non intenzionale, non mi interessa più, perché comunque funziona nella narrazione. Non è un orpello, un atto esibizionista del regista che dice voglio fare la cosa A, ma è come se, come se nel flusso dell'immagine che tutto ci avvolge ci fosse questo incrocio per un momento e poi la cosa va per un'altra strada e quindi sei contento di questa citazione, non ti dà fastidio, almeno a me critico. E ti volevo dire chiedere una cosa, se posso, come curiosità personale, per capire se si può anche come ragiona un regista, il finale, in cui anche qua per una frazione di secondo, quando la vedi, se hai visto l'avventura, inevitabilmente pensi all'avventura, e poi il secondo dopo me ne sono subito dimenticato. Volevo chiedere a te, anche tu hai avuto per una frazione di secondo questo pensiero all'avventura, una cosa che è venuta così proprio? Se si no, può no, dire? No, io ho proprio copiato l'avventura. Io lì ho voluto... Noi avevamo sul set l'avventura con i tagli dell'avventura. Tanto perché, appunto, tu fai il critico, ma io che amo molto il cinema, se avessi visto quella scena non avrei immediatamente ricordato l'avventura. È successa una cosa riguardo a Bellocchio. Io montavo con Francesca e gli ho detto fai la prova con lui, perché io non avrei voluto che in realtà immediatamente, no? Perché quanti si ricordano poi veramente la mano della Vitti? Bellocchio è arrivato, dice, è entrato, ha detto, è l'avventura. Però poi ti ricordi Marco come andò? No, io c'avevo anche quella cosa, dicevo, non è che sto esagerando, cioè con la citazione. Lui giustamente diceva, sì, ma per quelli che, la conoscono è una cosa bella. Per quelli che non la conoscono, anzi, fai un servizio anche a chi non la conosce. Tu non te lo ricorderai, ma andò così. Lì per me non era appunto la citazione come, ripeto, io poi le docce di Carrie è vero, però era più una certa immagine patinata e mai leziosa che questi maestri da De Palma a Argento a Carpenter erano riusciti a fare, no? Io volevo fare un'immagine molto pop, molto, perché il libro lo era. Allora non volevo chiudermi, no, dentro il ricatto, ripeto, del realismo, volevo proprio esasperare questa sua dimensione. A un certo punto abbiamo rifatto la copertina del libro noi. Quando lei entra nel cespuglio, una specie di enorme utero, lì c'era l'intenzione proprio di rifare la copertina del libro, che è stato un veicolo di lettura del lettore da bestseller. Quella copertina è stato uno dei motivi del perché il libro ha avuto anche successo, e sono le regole del mercato, sono le regole del bestseller, come anche il titolo, no? Certo. Quando qua parliamo del libro che è il settimo incasso d'Europa del 2010, d'Europa, tutto il mondo d'Europa, allora era proprio, per me il lavoro era eccitante in questo senso qui, cioè lavorare anche sull'immagine della copertina del libro, che era parte della narrazione tanto quanto della storia che era scritta dentro.
Io avevo una domanda per Alba. Io ho visto il film l'anno scorso, la Mostra del Cinema di Venezia, e appena lo vidi mi venne da fare un paragone che adesso può magari anche essere sbagliato con un altro film che era in concorso, in cui un'altra grande attrice aveva dato una prova molto fisica che mi aveva ricordato la tua, ossia Natalie Portman nel Cigno Nero. E questo lavoro di sacrificio, un grande lavoro sul corpo, sulla fisicità, come hai fatto te nella solitudine dei numeri primi, mi aveva portato a fare questo paragone, che può magari essere sbagliato con la mia opinione. Volevo chiederti allora, questa prova d'attore, questo ruolo, lo sentivi già nelle tue corde appena Saverio ti ha chiamato per... ti ha fatto vedere la sceneggiatura, oppure non lo sentivi nelle tue corde e hai dovuto fare un lavoro ancora più grande, un lavoro ulteriore per riuscire ad arrivare a questa, secondo me, ottima prestazione finale? No, come dicevo prima, io dopo aver letto il libro, anche perché delle persone mi avevano detto leggiti questo libro perché questo personaggio ti somiglia, avevo un'idea di Alice che era più vicina a me rispetto a quella che invece aveva Saverio, e il lavoro con lui mi ha sorpreso e mi ha, come ho detto prima, cioè mi ha permesso di fare un vero lavoro d'attore, quindi proprio partire da una messa in discussione profonda. Lui ha avuto l'idea di farci partire a noi attori da un cambiamento fisico estremo che per quanto mi riguarda mi ha aiutato moltissimo a superare delle mie cose che tendo a riproporre in ogni lavoro e a dimenticarmi di me, non perdendomi, mantenendo sempre un fuoco, ma a trovare qualcosa di inaspettato che ha sorpreso per prima me. E quindi sì, sentivo una vicinanza, ma poi è stato un lavoro di scoperta quotidiana, a partire dalle prove e poi sul set. Una cosa che è successa in questo film è stata quella che ogni giorno di ripresa, per quanto mi riguarda, accadeva qualcosa che non mi aspettavo e a cui però ero in grado di reagire, come poi mi sembra tutto il resto della troupe, in una maniera attiva, perché c'era poi un lavoro, una preparazione grande alle spalle e secondo me lavoravamo insieme per arrivare a un'idea comune e quindi eravamo in grado di reagire a uno spaesamento. Per quanto riguarda Natalie Portman, io ho visto il film e credo che lei abbia fatto un lavoro di sacrificio, forse anche perché comunque, ma sì, però insomma lì c'è proprio un lavoro, io non credo lei sia una ballerina, insomma, e non so se... Sì, no, erano due ruoli, diversi, cioè, io mi riferivo imparare a danzare. Ad un sacrificio sulla fisicità, sì, proprio del corpo. Però che... per un attore, cioè, il sacrificio è un punto di partenza vantaggioso, perché ti permette di scoprire delle cose, ti permette di superarti. Rilacciandomi a quello che stavo dicendo, c'è stata qualche scena che ti ha creato una particolare difficoltà o una scena in particolare, secondo me, prima di tutti i momenti emotivamente difficoltà, dici? Sì, cioè, ad interpretare. No. È stato un lavoro continuo. No, è stato un lavoro affrontato con disciplina, ma anche con una grande gioia, quindi quello ha reso facile questo lavoro. Cioè, ora rivederlo, cioè spesso delle persone mi dicono ma è stato un lavoro faticoso. Sì, è stato faticoso, ma c'era una gioia e quindi una semplicità. Avevo una curiosità da Saverio Costanzo, come e quando è venuta l'idea del cameo di Filippo Timi? Il cameo di Timi, perché io all'inizio, quando cominciai a lavorare sulla sceneggiatura, ho avuto bisogno di chiamare Filippo per farmi aiutare. Filippo ha tutta un'estetica anni 80, è molto... è un esperto di... E allora ho fatto una specie di primo lavoro riassunto con lui,
che poi appunto abbiamo, infatti firma nel come collaboratore nel rullo, e poi si è mantenuta questa cosa, perciò a un certo punto è arrivato il clown e gli ho detto: perché non lo fai te? E io non sapevo neanche quello che lui avrebbe detto, perciò tutta quella storia lui se l'è inventata, l'ha scritta lui, insomma è un è venuto così, non era. E poi là il clown è il primo clown, quello è un lavoro col truccatore, il parrucchiere, la costumista, di capire come sarebbe stato, poi insomma è un mio amico, dunque non è un cameo proprio quello, come si dice cameo. Ora tutte e due. Io sono tra i registi aspiranti registi di Tarecino. Intanto volevo ringraziare per aver condiviso i tuoi timori, diciamo, sul ruolo del regista oggi. Poi volevo farti i complimenti per la soprattutto per la scena della festa, che trovo tra le meglio dirette negli ultimi anni. Ero molto curioso, a partire anche dalla citazione di Inferno di Argento che hai fatto prima, sul ruolo, su come hai lavorato sulla fotografia, che è straordinaria nel film, sull'uso del colore. Ero influenzio, non so. Tanto Cianchetti ha fatto la fotografia, non l'ho fatta io. Però poi Cianchetti è stato messo nelle condizioni, che è un cane pazzo, è stato messo nelle condizioni da una grande squadra di lavoro di fare al suo meglio, davvero al suo meglio. Io non sono un grande esperto in realtà. Io scelgo le pareti, scelgo i costumi, con dei grandi collaboratori che mi danno, no? Scelgo la fotografia, la fa come vestita Alba, come la parete dietro. A Cianchetti ho dato un'indicazione molto precisa, poi dopo ti affidi, nel senso che io non so esattamente mezzo punto in più, mezzo punto in meno, che cosa significa. C'erano delle influenze pittoriche, fotografiche, di qualche film, di qualche... Questo intendevo dire. No, i film sono quelli che poi si capiscono anche dalla... Io ero rimasto molto colpito da The Wrestler, ora avete nominato molto, film superiore al Cigno Nero evidentemente, molto più potente secondo me, come... Però l'uso, diciamo, io penso ero partito anche dal 16 mm, dall'idea di usare il 16 mm, per fortuna Cianchetti è entrato molto prepotentemente su questa scelta, dicendo che secondo lui era sbagliata, che io avrei voluto proprio un'immagine alla The Wrestler come idea di pop. E poi non c'erano delle immagini pittoriche, che c'è tanto cinema dentro, perciò l'idea di potersi, ecco, per esempio Cianchetti a un certo punto mi fa tutto ciò che è finto, a me piaceva in questo film, cioè tutto ciò che era esasperatamente finto, capito? Cioè ciò, noi abbiamo deciso di lavorare così, ma l'abbiamo deciso, se conoscessi Cianchetti sapresti che tu non è che puoi 5 minuti prima sederti e ragionare, capito? Non c'è proprio quel tipo di lavoro lì. È tutto istinto, ok? Allora abbiamo deciso, lavorando, dopo la prima settimana, lavorando, abbiamo deciso proprio che se c'era una cosa bella, a noi non ce ne fregava niente che non era credibile, capito? L'avremmo fatta. Lei sotto il tavolo, per esempio, ha un taglio di occhi che sembra un film americano degli anni 40, no? Queste donne con gli occhi, con questo taglio d'occhio. Beh, lui mi diceva, ah, certo è un po' finta, che ce frega? Capito? Oppure un'idea forzata della luce in macchina certe volte, che era esasperata, però dava proprio quell'idea di ricordo, di memoria, capito? Di qualche cosa che viene da dentro di te, che viene allora, ed era anche molto bella e la facevamo. E poi si creano in queste cose secondo me, anche in un film che può essere sbagliato, voglio dire, ma se fotograficamente, per me questo film è molto bello fotograficamente, io sono anche critico sul film, però fotograficamente penso che sia molto bello, perché si creano delle cose strane, molto casuali naturalmente, come tutte le cose più meglio riuscite perché meno controllate, in cui, che ne so, quando Alba si siede sulla poltrona con l'accappatoio rosso, a casa quando sta male, e la poltrona, quella che si ingrandisce, è verde,